C'è un terzo manifestante destinato a comparire davanti al PM Franze per l'assalto alla camionetta dei carabinieri in Piazza Limonda, dove poi morì Carlo Giuliani. La conferma arriva dalla squadra mobile genovese, che ritiene di aver identificato un terzo giovane dopo Massimiliano Monai ed Eurialo Predonzani. Nei prossimi giorni il manifestante, di cui non sono state rese note le generalità, sarà denunciato alla procura. Intanto sono in fase di notifica altri avvisi di garanzia per i funzionari e i capisquadra che parteciparono al blitz delle scuole di Via Battisti. Dopo il capo del reparto mobile di Roma, Canterini, e il suo vice, ora tocca tra gli altri ad Arnaldo Labarbera, ex capo dell'antiterrorismo, e a Francesco Gratteri, dirigente del Servizio Centrale Operativo. Gli interrogatori in procura inizieranno mercoledì 19 settembre. E proprio in procura continua a tenere banco la posizione di Luca Casarini. Al nono piano del Palazzo di Giustizia di Genova non si conferma né si smentisce l'iscrizione al registro degli indagati del leader delle tute bianche. Questa mattina l'avvocato di Casarini, Laura Tartarini, si è presentata in procura per chiarire la posizione del suo assistito. Per vie informali sappiamo che è iscritto nel registro degli indagati, però non sappiamo né per quale ipotesi di reato, e comunque pare che non ci sia stato assolutamente né l'invio né la firma di nessun avviso di garanzia. Sì, abbiamo fatto la richiesta per essere messi al corrente ufficialmente delle posizioni processuali di Casarini a questo momento presso la Procura della Repubblica di Genova. Entro 5 giorni la risposta. Secondo le indiscrezioni, Casarini sarebbe stato iscritto tra gli indagati dopo la presentazione alla fine di agosto del rapporto della Digos genovese, in cui si ipotizzava per il leader delle tute bianche l'istigazione a delinquere con la dichiarazione di guerra pronunciata al Ducale. Ancora oggi gli inquirenti hanno ribadito di non aver ravvisato nel rapporto della Digos elementi di reato, ma l'iscrizione tra gli indagati potrebbe essere un atto dovuto nello stile della procura genovese, anche solo per chiedere l'archiviazione al GIP.